a tutti ben ritrovati. Oggi vi faccio ascoltare il nuovo Dual Pre della GR Bass, due canali, uscita, doppia DI, uscita cuffia con possibilità di regolazione bassi e alti autonomamente dalle regolazioni che abbiamo sul basso. I due canali completamente indipendenti, due ingressi, si possono sommare i due canali, compressore, distorsore, un accordatore. Abbiamo veramente una macchina che ci permette di andare a suonare sia live che in studio, portando soltanto questa piccola attrezzatura. Insieme al Dual Pre, vi faccio ascoltare anche la testatina, la Mini One, piccolissima, 1,5 kg, si può portare in tasca, e questa Aerotech 7,5 kg della GR Bass, che io adoro, in particolare per il peso che veramente ci fa riposare quando andiamo a suonare. Allora, scusatemi, cerco di girare questo smartphone e vi faccio sentire. Io ho preparato, ho regolato i due canali in maniera diversa. Allora, vi faccio sentire prima in bypass. Quindi ho messo solo il compressore, il bypass, e quindi sentirete in flat, sì, flat anche la testata e la cassa. Pick up al ponte del mio amato Orati, tono aperto, chiuso il pick up al manico. Ok, ora avrò tutti e due i pick-up. Ora inserisco il canale numero 2 della GR Bass Dual Pre. Chiudo il pick-up al manico. E ve lo faccio sentire. Ok, cambio canale e inserisco il canale numero 1. La regolazione che ho fatto sul canale numero 1, che ora vi faccio vedere, ho saltato i bassi e gli alti e ho tolto un po' i medio bassi e medio alti, mentre nel canale numero 2, che avete sentito prima, ho saltato i medio bassi e medio alti, ho tolto gli alti e flat i bassi. Questo canale ultimo è molto bello per lo slap perché ci permette di lavorare molto bene sullo slap. Quindi uno parte già con tre timbri, quindi è difficile non accontentarsi perché basta spingere un pulsante e avere. Poi abbiamo il distorsore che io uso poco, però ve lo faccio sentire. Questo ha la possibilità di regolare l'intensità, di miscelare tra il suono pulito e il suono distorto, però anche questo è molto bello. Questo sta a un livello un po' alto per me come distorsione, io lo abbasso e cerco di fare un suono tipo anni 70. E
Questo giusto per farvi capire come funziona questa gira e basta, che è bellissima. Buona musica a tutti, vi faccio vedere.